Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Podcasting. Questa è la puntata numero 17. In questo episodio parleremo della mia bloggata intitolata Resilienza o Estinzione. Il link della bloggata lo trovate come al solito in calce nella descrizione del filmato di YouTube. Questa bloggata trovate una bella conferenza dell'Università di Pisa intitolata proprio Resilienza o Estinzione sui cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, crisi economica, scegliere il futuro dopo la crescita. Vi invito a fruirla e visionarla perché è un convegno che veramente merita di essere ascoltato dall'inizio fino alla fine. A commento della lunga conferenza, io ho aggiunto appunto una serie di considerazioni piuttosto articolate a sostegno, supporto e soprattutto di integrazione. Allora, come primo punto c'è da ricordare che non si può vivere il debito pubblico molto a lungo, prima o poi si finisce sempre come i peones sudamericani che falliscono non una volta ma una serie di volte, bruciando in iperinflazione. È evidente che uno Stato è già bollito finanziariamente se, per restituire quello che ha già preso a prestito, necessita di fare nuovo debito. Non si può vivere di debito pubblico perché prima o poi il debito diventa insostenibile, proprio come il debito pubblico italiano. Nella mia bloggata qui c'è il link che vi porta direttamente ai conteggi numerici che dimostrano appunto questa tesi. L'insostenibilità quindi è particolarmente vera per un paese privo di materie prime ed energia, posto in una penisola soggetta ai danni da cambiamento climatico e migrazioni apocalittiche, con un tessuto industriale composto da artigiani, aziende marginali, piccole imprese che non hanno mai fatto ricerca e sviluppo applicata, ottenendo vantaggi competitivi. Non si può vivere di debito pubblico perché è il risparmio il motore dell'economia. E non è il debito il motore dell'economia. Non si può vivere di debito pubblico perché le politiche funzionali e keynesiane hanno un senso nei paesi del terzo mondo e secondo mondo, dove i mercati non sono saturi e dove l'offerta è anaelastica, mentre la domanda è elastica. Nei paesi del primo mondo, invece, da tempo i mercati sono saturi. Le curve di domanda sono rigide, le curve di offerta invece sono elastiche, perché anche le aziende marginali ed artigiani hanno imparato a produrre just in time. Quindi le politiche keynesiane nel primo mondo sono prive di senso. Non si può vivere di debito pubblico perché il debito buono è valido solo se finanzia investimenti, ma gli investimenti dipendono dalle condizioni di mercato prospettiche. Se la tua nazione ha mercati saturi ed è cementificata oltre ogni limite, se la tua nazione non ha energie fossili e queste nel futuro costeranno sempre di più essendo meno accessibili, a che cazzo serve sputtanare danari oggi in ponte, strade, cementificazioni massive? Sia quello che i classici manuali di macroeconomia, postulando una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite, classificavano come investimenti. Non si può vivere di debito pubblico perché se la tua valuta di conto non è tesaurizzata da tutto il resto del mondo, non è usata come unità di conto per saldare commercio e transazioni finanziarie, allora non potrai finanziare a lungo il debito pubblico senza incorrere negli effetti della teoria quantitativa della moneta. Non si può vivere di debito pubblico perché se hai tanto debito non potrai fare altro debito quando davvero ne avrai bisogno,
come quando si dovrà mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Una buona ragione quindi per abbattere oggi il debito pubblico, che non c'è più tempo, perché se l'Italia ci arriverà strafatta di debito pubblico ci sarà da ridere. Non si può più vivere di debito pubblico perché la misericordia di Dio non è un conio accettato sulla terra. Mettendo i propri debiti con un esproprio proletario implica fare default e ridurre sul lastrico fondi pensione, assicurazioni, banche, imprese, famiglie, ossia premiare lo Stato locusta irresponsabile in deficit finanziario, punendo le sagge formicole di una nazione in surplus finanziario. Non si può vivere di debito pubblico perché la moltiplicazione dei pani e dei pesci non è un'innovazione di processo credibile sulla terra. Infatti in economia le risorse sono sempre state scarse, suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Ora, quello che è certo è che nel medio e lungo periodo l'Italia non potrà ancora galleggiare vivendo di debito pubblico come ha fatto dal 1980 in avanti nei decenni successivi. Infatti ci sarà presto una transizione di fase, un'uscita dall'euro oppure un default. Aggiungiamo poi alcuni elementi importanti di contesto di scenario per i prossimi 30 anni. Per ragioni storico-statistiche possiamo affermare che nella prima parte del secolo XXI, cioè dal 2000 fino al 2050 incluso, il rischio che detonino guerre ad alta intensità è storicamente più probabile rispetto a quello che potrebbe storico-statisticamente succedere nella seconda metà del XXI secolo. In ogni caso, negli ultimi 500 anni, ossia da quando la polvere da sparo è comparsa sui campi di battaglia rivoluzionando l'arte della guerra, l'umanità ha sempre combattuto almeno un grande conflitto ad alta intensità in ogni secolo. Quindi, per banali ragioni storico-statistiche, non c'è motivo di ritenere che il XXI secolo possa fare eccezioni. Dal 1500 d.C. ad oggi, aggregando in secoli la serie storico-statistica degli eventi bellici, scopre che in media ci sono 3,8 guerre per secolo, le quali consumano in media almeno 35,2 anni per secolo. Circa più di un terzo del tempo di ogni secolo è sistematicamente sempre bruciato dall'umanità a farsi la guerra. Climatologicamente è ragionevole pensare che dal 2030, con il polo nord ice free costantemente in estate-autunno, un nuovo contesto non più reversibile inizierà con una catastrofe climatica composta da una cascata di tipping point climatici che sicuramente avranno impatti diretti sui comportamenti dell'umanità, dato che appunto le proiezioni IPCC su RCP 2.6 e RCP 4.5 sono fantascienza. Si può aggiungere quindi che la terza guerra mondiale esiste nel futuro, ma non è unica e la sua dinamica non è stabile. È molto probabile che l'iniziale detonazione di terza guerra mondiale sia prima restrizione, poi si salti per eventi game changer in terza guerra mondiale a terza restrizione, sia la terza guerra mondiale ibridata, quella che appare la più probabile come dinamica globale di processo. Per fortuna, al momento, la terza guerra mondiale non è ineluttabile, ma solo probabile. Le guerre puniche 2 invece esistono nel futuro. Non sono uniche, la loro dinamica dipende dalle condizioni iniziali al contesto nel Mediterraneo. Sono però purtroppo ineluttabili. Al massimo l'Europa le potrebbe ritardare di 10 anni. Con il trascorrere del tempo, l'ignavia politica sta facendo scomparire l'efficacia e credibilità degli strumenti proattivi, lasciando nel futuro solo politiche reattive, applicando da subito a 1,2 miliardi di persone oggi in Africa una stringente politica di controllo delle nascite a 1,5 miliardi per il 2050,
piuttosto che lasciar correre la bomba demografica a 2,4 miliardi, esisterebbe un ritardo di 10 anni al raggiungimento dei boiling points, ma comunque le guerre puniche 2 detonerebbero comunque a causa appunto del binomio di sovrappopolazione e cambiamento climatico su tale sviluppo del binomio con relativa scarsità e altri tipi di problemi. Ora, altre cose a cui poter aggiungere, è importante sottolineare che cosa bisognerebbe fare, o meno che cosa bisognerebbe fare che l'Italia facesse. Se l'Italia non si preparerà militarmente per respingere nei prossimi 30 anni almeno l'invasione subsahariana, implementando oggi una difesa continentale dell'Europa ed abbattendo oggi in larga parte il proprio debito pubblico, assicurandosi così in prospettiva la capacità di fare leverage nel futuro, il popolo italiano non sopravviverà al XXI secolo. Quindi, in buoni soldoni, che cosa occorrerebbe fare oggi per garantire, diciamo, una possibilità di sopravvivenza al popolo italiano nel XXI secolo? Obiettivamente la seconda parte della Costituzione italiana è un cesso. La Repubblica parlamentare bicamerale, il CIPE, i tre gradi di giudizio penale e civile, la moltiplicazione in 5 livelli di pubblica amministrazione decentrata, regioni, grandi aree metropolitane, province, comuni, comunità montane, tutto il sistema delle decisioni pubbliche è un delirio sudista da manicomio. Servirebbe una drastica riforma costituzionale, che non può essere fatta per approssimazioni successive, ma la riforma costituzionale deve essere già completa e coerente sin da subito, implementando un modello delle decisioni pubbliche che sia già storicamente provato e che abbia già dato buona garanzia di ottimo funzionamento. Quindi, 1. Invocare gli Stati Uniti d'Europa devolvendo difesa e politica estera. Il conferimento di beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili permetterebbe di decurtare da subito una sostanziale frazione del debito pubblico italiano durante il processo in cui gli USE assurgerebbero. Poi negli USE ci sarebbero da fare delle politiche fiscali per una difesa continentale europea, respingere gli immigrati clandestini subsahariani per 30 anni e contestualmente finanziare da ONU una tardiva politica di controllo delle nascite in Africa. 2. Trasformare l'Italia in una repubblica semipresidenziale. Obiettivamente, nessuno sano di mente potrà obiettare che dall'epoca di De Gaulle ad oggi in Francia c'è la dittatura. Imporre, quindi cambiare, la giustizia italiana riducendola a due soli livelli di giudizio penale e civile per uniformarsi con i restanti paesi europei. Riformare le norme che permettono il ricorso giudiziario solo per nuove prove o vizi di forma, ma introducendo l'aumento delle pene, correggendo il semipresidenzialismo, mantenendo come adesso l'autonomia della magistratura e l'obbligatorietà dell'azione penale. Cancellare il titolo quinto, sopprimendo regioni, grandi aree metropolitane, province, comunità montane e spartire le relative competenze tra Stato centrale e comuni, cacciando i relativi dipendenti pubblici della sovrastruttura. Soppressione di tutto il diritto amministrativo, che è composto da norme dispositive, contrattuali, con parti asimmetriche, che sono palesemente incapaci di porre un argine al malaffare, dato che solo il codice penale e il codice di procedura penale possono bloccare la corruzione, la concussione e il malaffare. Le ragioni costano oggi all'incirca 185 miliardi, hanno in pancia la sanità, pagata dallo Stato, ma organizzata spesso come dei cani dalle regioni, grazie alla riforma del titolo quinto. La sanità in totale alle regioni costa circa 110 miliardi,
chiudendo le regioni e cacciando i relativi dipendenti pubblici, si recupererebbe 75 miliardi, a cui aggiungere i risparmi della soppressione delle province e comunità montane, nonché la larga parte dei 18 miliardi del bilancio della difesa italiana, che sarebbe assurda negli Stati Uniti d'Europa. Contratti di lavoro pubblici, poi, sopprimendo il diritto amministrativo, sarebbero equiparati a quelli privati, dentro lo statuto dei lavoratori. Contratti di lavoro pubblici non dipenderebbero da norme di diritto amministrativo, ma dal diritto di lavoro del lavoro privato. Il terrore e l'angoscia dilagherebbero tra i dipendenti pubblici, i quali smetterebbero di fare i ladri, i fancazzisti, ed inizierebbero a lavorare, così come accade da sempre nel settore privato. Mentre i pochi dipendenti pubblici onesti che lavorano non si sentirebbero più degli handicappati mentali o dei minorati nell'essere appunto onesti. Occorrerebbe rastrellare ed espellere i 700.000 immigrati clandestini, riportandoli in Libia, sul campo ONU, da cui sarebbero gradualmente rimpatriati su gomma nei loro paesi. Erogare in Italia una integrazione al reddito di circa 300 euro al mese ai disoccupati. E gli 85 miliardi risparmiati, 75 miliardi per la soppressione della sovrastruttura intermedia, più 10 relativi praticamente alla difesa, bilancio della difesa che sarebbe soppresso per conferimento e devoluzione presso gli USA, andrebbero spalmati circa 42,5 miliardi di riduzione sul cuneo fiscale, 36 miliardi di sussidio per appunto 300 euro al mese, che coprirebbe fino a una platea di 10 milioni di disoccupati. Non esistono in Italia 10 milioni di disoccupati, quindi di conseguenza ci sarebbe ampio spazio anche per fornire delle possibili riduzioni IVA, sostenendo i consumi e il reddito disponibile. Ricentralizzare la sanità, organizzandola dal centro, cacciare tutti i manager del sud, poi se la struttura non funziona cacciare tutti i dipendenti pubblici del sud che non seguono le direttive dei manager, e continuare a cacciare il personale sinché non si inserisce personale onesto e competente. Ora, obiettivamente, c'è da chiedersi una cosa riguardo a queste riflessioni: tutti i comunisti che stanno a sinistra, al centro, a destra, eppure in Vaticano, davvero pensate che sarebbe possibile fare una rivoluzione thatcheriana in Italia per consolidare negli Stati Uniti d'Europa l'Italia ed abbattere un po' di debito pubblico, mettendo fieno in cascina prima che i danni dal cambiamento climatico e le guerre puniche 2 dal 2030 dilaghino nella penisola italiana?